diamo il benvenuto quindi all'insigne ospite, che in realtà ospite non è, ma è colonna portante di questa trasmissione proprio il lunedì, Lapo Mazzafontana. Bonsoir. Buonasera, buonasera. Buon pomeriggio. Sono ancora un po' reduce dalle sbornie del weekend. Cosa ha combinato? Vi posso certificare che effettivamente il pezzo è passato per radio è qualificabile, direi, a guisa di quel cartone animato, di quel film che in italiano era, in inglese era The Despicable Me e in italiano era qualcosa come Cattivissimo Me. Cattivissimo Me, cioè è veramente deprecabile, sarebbe stato tradotto meglio in deprecabile me. Questa musica moderna a lei non piace, quindi? No, mi piace, ma non queste canzoncine che sembrano un po' la nenia di morte delle vecchie, delle tribù, delle squo, delle tribù, degli altopiani, delle Rocky Mountains. Lapo, c'è una parola per definire tutto questo? Una merda. Allora lì sì. queste dovrebbero essere le ultime battute di una rubrica che in qualche modo dovremmo trovare il modo di rinverdire per la stagione prossima, ossia le domande di Galateo fatte al nostro professore Magister Benevolentiae Comportamentarum Eleganziarum, Lapo Mazzafontana, cui diamo il ben ritrovato. Potete anche voi fare le domande. 331 6214013, per gli SMS, per fare domande al nostro esperto di Galateo. Cominciamo con la cronaca, anche con un argomento di inizio puntata. Secondo noi il portiere del Messico ieri ha tirato via il braccio sulla punizione di Pirlo. Allora, noi non vogliamo parlare del sì o del no, io la penso così. Era a tavola con un gruppo di colleghi di altro lavoro e insomma tutti da italiani medi carichi per la vittoria, il gol di Pirlo, mica il gol di Pirlo. Il Galateo in questi casi mi ordina di dire la verità, dirla mia e insomma creare dello scompiglio e anche del malumore in una tavolata ebra di gioia e di tripudio, o è meglio per il quieto vivere, per la comune amicizia, essere diplomatici e non dirla propria? Ma non mi è chiaro però, cioè lei sostiene che abbia tolto il braccio perché ci siano alle spalle dei complotti tipo scie chimiche e corruzione di Bayern. Allora, Alessandro Diegoli sosteneva che dietro al tasto retrattile, come il Big Jim, come il Big Jim. Come dei simbolici Big Jim. No, fermo lì, l'hanno già detto. Comunque noi, la domanda non è già detto scusate se mi ripeto, però effettivamente io, siccome non l'ho vista, l'ho sentita proprio per radio la partita, per cui la questione non è se era gol, se l'ha fatto apposta o no. La questione è, in una tavolata ebra di gioia faccio il mio intervento onesto e rovino l'atmosfera, che è scivolato, insomma, o no? Ma è un po' come non so se vi ricordate, nelle Strisce di Bombi delle Sturmtruppen, sì, c'era il personaggio che faceva l'italiano, che si chiama, sì, il gerarca fascista, che si chiamava Galeazzo Musolesi, sì, che sosteneva di essere, mentre siccome era inciampato tipo in una buccia di banana e voleva l'indennizzo e la pensione de guerra perché era caduto nell'adempimento del proprio dovere, e mentre invece loro sostenevano, appunto il ministero sosteneva che era scivolato nell'adempimento del proprio dovere. Ora, in questo caso la differenza non è di lana caprina, nel senso che il Galateo stabilisce che innanzitutto se in questo caso c'è un casus belli effettivo, allora il Galateo consente in certi casi di essere anche più incisivo, anche a scapito della bonomia e della concordia generale. Quindi la verità, esempio, in questo caso va portata avanti con un grande vessillo, insomma. Un po' sì, perché il Galateo non deve... Sì, sì, anche se è una questione di principio mia, perché non è che c'era una discussione, cioè dovevo proprio entrare per rompere, per fare il quello che rompa... Lo scastombrelli. Ma lì il problema è questo, perché poi in Italia abbiamo questo brutto vizio di essere un po' maleducati, un po' un tanto al chilo, e poi dopo pretendere che la buona educazione sia una bandiera. Per esempio, una delle grandi tragedie della nostra società è che appunto nei confronti per esempio dei politicanti si è tutti troppo gentili, no? Come la famosa intervista di Formigli a Mario Monti, no? Che aveva paura di essere cattivo, incisivo, allora è stato un po' servile. Allora, dov'è il confine tra
la buona educazione, il servilismo o l'appeasement, che è sempre parola chic anglosassone, vero? Dov'è il confine? È labile. In questo caso io, Facchini, se lei è convinto che l'arbitro è pagato dal complotto demopluto giudaico massonico, lo sostenga. Va bene, Ole. Andata. Poi. Arrivano via SMS delle una domanda proprio e poi uno spunto via SMS. Allora, domanda abbastanza facile, comunque ci ritorniamo sopra, ma va sempre la pena di ricordarlo. Come ci si libera di una persona che non smette di invitarti a orrende feste, pranzi, dopo la 20ª volta che trovi scuse, continui imperterrita, quindi si tratta di una donzella, a trovare scuse, o lo dici chiaro, mi stai sul cazzo? Sul caso. Si può dire, però no. Con altre parole forse sì, no? Sì, con un fiorito gioco di parole, insomma, adducendo scuse sempre più improbabili. Sì, ricordiamo per l'ennesima volta che il galateo non prevede la sincerità. Ok, e poi l'altro invece, lo spunto, nella scala del ribrezzo, a quale punto si colloca, su che piolo si colloca lo scrivere che con la K invece che CHE? Negli SMS? Sì, o negli SMS. No, beh, si può fare, anche perché sapete che noi altri fiorentini un po' taccagni, no? Sapete che gli SMS spesso e volentieri in certi telefoni non ti segnalano che ne stai scrivendo 2, 3, no? Cioè non ti segnala il numero di caratteri, e per cui ti picchiano dentro in alcune tariffe, tu scrivi dei papiri che non finiscono più e poi ti trovi il conto da pagare, per cui no, anche risparmiare sulle consonanti è valido. Settimana scorsa sono stato palesemente concupito da una giovane imberbe. Oilà. E il problema è che alla sua prima frase io le ho riso in faccia, perché non ero per niente d'accordo sulla bellezza della mia maglietta. In quel momento mi sono sentito male e ho pensato a lei. Davanti, lei te intendo, Lapo, sì, mica sì, lei. No, ah, che bella maglietta, io le ho riso in faccia, proprio, mi è venuto naturale, è stata proprio una roba brutta, una scena brutta. Davanti a una scena così brutta, è meglio sprofondare in un pozzo artesiano, uno, e sparire dalla serata, dalla festa. Due, insistere essendo ancora più stronzo, in modo da risultare meno stronzo inizialmente. Ah, per giocare sull'iperbole. Sulle sì. Iperbole, o provocatoriamente sull'iperbole, o azione numero tre, provare a mettermi in pari tentando in quel punto di essere il più gentile possibile. Ma caro Facco, questa è una domanda non delle 100 ma delle 50.000 pistole, nel senso che attiene all'interpretazione della psiche femminile, che è di per sé inconoscibile, soprattutto per noi uomini, anche perché insomma, segnatamente il fatto che noi abbiamo solo due neuroni, noi maschi, uno dedicato al lavoro e l'altro alla gnocca in generale, confligge col fatto che le donne invece hanno tanti neuroni che però confliggono tutti tra di loro. Allora io l'unico consiglio che mi sentirei di dare, stante il fatto che anch'io non ho capito niente delle donne evidentemente, è probabilmente quello di, se uno fa una mossa e poi la contraddice, la donna si sente probabilmente più a suo agio, perché si sa, la donna è mobile qual più malvento. Allora io non perseguirei nell'errore di fare il figo, farei un po' e un po'. Ah, ok. Il bastone e la carota si potrebbe utilizzare. Il bastone e la carota, sì. Però diciamo che, secondo me, come metafora, uno non è molto adatta a questo tipo di rapporti, due si presta. Ale? Sì, no, anche perché in questo caso... Ale, si presta, devi venirmi in aiuto. Si presta. Stavo dicendo, anche perché in questo caso qualsiasi donna dice no, guarda, questo tuo approccio bismarchiano onestamente non mi aggrada, insomma. Ma anche perché... allora, tutto sommato, adesso mi attirerò ovviamente gli strali di tutto il pubblico progressista, però... Ma comunque, va, no! Quale sarebbe la novità, scusa? Esatto. Beh, ma d'altra parte il maestro Galateo deve essere un po' conservative, diciamo, no? Un pochettino, anche se io sono un progressista, notoriamente, però comunque un pochino, sì, un però pochino... Però ascolta una cosa, Lapo, sì. Essere progressista nel mondo non è sovrappolibile a essere un pochettino quello meno antidemocratico del tuo club Lion British. No, Lion Gattopard. No. Gattopards. Gattopards. E tutto il resto, capito? Cioè, non è che è quello essere di sinistra.
Ma diciamo che, ma no, che c'entra, ma anche al, al White's Club di Londra, che è un luogo appunto di conservazione, ci sono le fazioni, insomma, anche, forse al Circolo dell'Unione a Milano non tanto, che sono tutti dei vecchi parrucconi, però che sono tutti un pochettino, però insomma anche in questi vecchi club c'è sempre una fazione più festaiola e una fazione invece di nerds che invece mantengono. Io consiglio sempre in questi casi di essere progressisti, perché? Perché comunque è sempre chic, sappiamo che è il mantra nostro è quello di essere cochon fino alla fine, no? E sì, non si può essere cochon e poi essere veramente conservatori, però sappiamo che le buone regole di una volta sono sempre quelle. Così come io la consiglio la prossima volta di mettersi un bel black tie, un bello scarofacchino, io la vedo bene, invece che sì, con la maglietta con Duff Beer, sì, si può mettere una cosa, un bello sparato rigido che può comprare a Jermyn Street a Londra, se vuole gliene compro uno la prossima volta che vado, la vedo ma bene. Sarebbe gradito anche, anche da parte mia, guardi. Ah sì, ah, beh ottimo, allora però adesso settimana prossima magari che ci vediamo e ve ne porto uno a testa, poi lo potete mettere a mo' di bavaglino, questo è uno sparato rigido, sto va sempre bene, bene sulla maglietta. Grazie, grazie Lapo. Allora attenzione, perché la, la settimana prossima, essendo l'ultima, sarà l'ultimo appuntamento anche con il Galateo, e quindi probabilmente noi lanciamo questo questo invito dal vivo. Dai, vieni qua. Ci, ma certo, vino, live. Ci mangiamo una roba, ne beviamo un'altra, conduci durante tutta la trasmissione con noi. Tanto per, la fai tu. Sì, con il savoir-faire che ti contraddistingue. Ok? Ciao Lapo. Ma volentieri, ti poi metteremo... facciamo anche stage diving. Certo, teniamo anche crowd surfing. Anche crowd surfing, molto bene. Ciao. Cheers. Ciao. Ciao. Cheers.